parlando delle banalità di base della non violenza, dei fondamenti dell'azione non violenta e della disobbedienza come scelta politica. Ma non mi fermerò soltanto alle cose di base. Bisogna chiarire i presupposti filosofici della non violenza, prima di tutto lo stretto rapporto che c'è tra non violenza e verità, ma anche il rapporto tra non violenza e utopia, cioè il rapporto tra la scelta dell'azione non violenta, la scelta non violenta e l'idea di un mondo non violento o comunque di una società pacificata, diversa da quella in cui stiamo vivendo. E perciò bisogna vedere anche la relazione tra la scelta non violenta e la quotidianità e le relazioni interpersonali, la gestione dei rapporti umani. Ma dovremmo anche chiudere chiedendoci se la scelta della non violenza è possibile e come è possibile nel mondo di oggi, in presenza di una guerra e in presenza di una crescente intolleranza, di un crescente atteggiamento di discriminazione e di odio che rischiano di travolgere tutta la società.